La candidata ideale per una mastoplastica additiva è una paziente maggiorenne, in quanto dal 2012 non è consentito effettuare questo intervento per finalità estetiche su donne minorenni. È tuttora consentito invece l'operazione anche prima dei 18 anni in caso di malformazioni congenite, come ad esempio gravi asimmetrie mammarie o mammelle tuberose. Possiamo avere pazienti giovani in cui le mammelle non si sono mai sviluppate, oppure pazienti che hanno avuto una o più gravidanze o che hanno perso peso e quindi partivano da una condizione di un adeguato volume delle proprie mammelle, che poi però in seguito alle gravidanze o alla perdita di peso si è ridotto.